Eccoci qua, ben trovati. Oggi la musica ci porta da una cantautrice doc. È con noi Lucia. Ciao Lucia! Che Ciao, buonasera a tutti. piacere. Senti Lucia, tu sei in giro con un brano molto bello. Che cosa sei? Sì. Ce ne parli? Certo che sì. Che cosa sei? È nato il 24 settembre ed è il risultato di un lavoro che ho iniziato durante la quarantena. E ho iniziato a scrivere questo brano ed è un brano, io lo definisco un pezzo di cuore, perché è il risultato di diversi episodi in cui mi sono trovata. Non è un brano autobiografico, però nasce appunto, ecco, ero in metro una mattina, entra una ragazza che era al telefono e questa ragazza, ovviamente quando sei in metro tu non puoi non ascoltare quello che dicono le persone al telefono, questa ragazza al telefono diceva: sì, ma il problema non sono io, sei tu, perché io ti voglio, sei tu che non mi puoi avere. E di conseguenza che cosa succede? Che nella mia testa parte un film, quindi di questi due che si amano, che si vogliono, però non si possono avere, perché ho immaginato lui magari ha un'altra vita. Poi, quindi torno a casa, mi metto al piano e nasce come prima cosa l'inciso, quindi il ritornello. Che cosa sei, sei, sei? Nasce quello. Poi lo lascio un attimo lì, lo metto lì, lo accantono un pochino e dopo un mesetto persone a me molto care vengono a sapere che hanno vissuto una storia molto, cioè uguale, insomma, di quella ragazza. E quindi mi ricordo di questo brano, lo riprendo e inizio a scrivere poi tutto il testo, creo una struttura iniziale. E poi, una volta che era pronto, poi siccome io sono sempre un po', cerco sempre un po' la perfezione, mi Giusto. confronto con un mio allievo, che è un bravissimo autore, io lo definisco proprio un ragazzo nato con la penna in mano, e ho detto: guarda, Maverick, che cosa pensi? Secondo te, insomma, può andar bene? E con lui l'abbiamo praticamente un po' stravolto, nelle strofe, insomma, abbiamo fatto un lavoro, l'abbiamo arricchito, ecco, l'abbiamo arricchito, l'abbiamo fatto nascere. E insieme invece a Francesco Di Biase, abbiamo revisionato la parte più melodica. Diciamo che quando crei una canzone, la crei e poi c'è tutto un lavoro dietro, lungo, perché cerchi sempre di far uscire il meglio da quel pezzo. E quindi il 24 è nato e ci tengo particolarmente, è un pezzo proprio che sento tanto. E sono contenta che sta piacendo tantissimo. In 3 giorni Vero. abbiamo superato le 7.000 visualizzazioni su YouTube, sui digital invece stanno facendo tantissimi stream e quindi sono molto contenta di come sta andando. Senti, Lucia come nasce nel campo artistico? Come E io inizia? ero piccolina, ero piccola. Vabbè, la mia storia, infatti mio padre spesso mi dice: a casa mia nessuno è cantante, nessuno è musicista. E mio padre a volte mi dice: chissà tu da dove sei uscita. In realtà io avevo 5 anni e facevo i concerti nella mia stanza, cioè giocavo, le mie bambole erano le cantanti. Allora io un po' presentavo, un po' cantavo, iniziavo a giocare così. E io all'età di 7 anni già guardavo Sanremo, cioè ero Oh, veramente piccola. Guardavo anch'io. già Sanremo dall'inizio alla fine. Mia madre poi si è accorta di questa passione e quindi ha iniziato a farmi fare i primi eventi dove si cantava, no? Dei bambini, ecco. E quindi le prime gare, le prime esibizioni, ed ero piccola. E così poi è andata avanti come una passione, perché io diciamo che la musica l'ho sempre portata avanti come una vera e propria passione, finché a un certo punto è diventato un lavoro, cioè una cosa che mi sono ritrovata, perché poi nel corso del tempo ho iniziato a studiare all'età di 13 anni, a studiare con i maestri e sono cresciuta, sono cambiata tanto vocalmente e poi ho praticamente incontrato Fabio Lazzara, che è tra l'altro il mio maestro attuale, che mi ha fatto capire che io ero non solo una cantante, una cantautrice, ma ero anche portata per la didattica, quindi per insegnare canto, e da lì poi io non ci credevo minimamente. Ho invece poi è successo che ho iniziato un percorso di didattica
E ad oggi insegno, ho fatto dei master, delle certificazioni per insegnare canto e ad oggi insegno in due scuole a Roma. Diciamo che sono cambiate tante cose nel corso del tempo, quindi io se riguardo Bello. indietro dico, però ne ho fatta un po' di strada, dai. Senti, cosa pensi dei social? I social sono importanti davvero per la musica? Sì, ad oggi sì. Cioè, nel senso, sicuramente io dico sempre che sono importanti per l'uso che se ne fa. Cioè, nel senso, se dobbiamo utilizzare i social che sono una vetrina, indubbiamente sono una vetrina ad oggi, nel 2021, se non hai cose tue sui social, se non hai cose tue su YouTube, su Facebook, nessuno ti conosce, nessuno ascolta quello che fai, quello che scrivi, cioè anche soltanto pubblicare una semplice cover è importante, però ritengo anche che, cioè se penso un po' al passato, prima non c'erano i social, prima una canzone diventava famosa perché realmente piaceva e non perché faceva milioni di visualizzazioni, capito? Quindi mi rendo conto che anche prima era giusto, però purtroppo i tempi sono cambiati, la Sì. musica è cambiata e ad Sì. oggi se tu non hai seguito sui social non sei niente, cioè non conti. Quindi è anche brutto dirlo, però ad oggi è così. Quindi ad oggi secondo me il social cioè, ha proprio creato un mondo in cui gli artisti, ma qualsiasi tipo di arte, deve comunque usufruirne perché altrimenti non sei visibile. Vero, vero. Senti, cosa chiedi ancora alla musica? Io alla musica chiedo tanto, ma forse tante volte non ho nemmeno bisogno di chiedere. E io ho tanti sogni da realizzare. Sono una ragazza molto, io ho tanti, sono molto ambiziosa. Non mi fermo mai, mentre faccio una cosa ne penso altre 10. Cioè io mentre giravo il video di Che cosa sei, pensavo al prossimo brano a cui abbiamo già lavorato. Quindi la musica, io alla musica chiedo semplicemente di darmi sempre la forza di crederci. Perché se hai quello, vai avanti sempre, anche a 80 anni. Verissimo. Ed è così. Senti, ci dici le tue pagine social per venire a curiosare un po'? Ah, allora, sì, su Instagram mi trovate come Lucia con la Y, Music Artist, su Facebook Lucia, sempre con la Y all'occa, e poi c'ho il mio sito lucia.net. Bene, senti, a questo punto ci devi lanciare il video. Dai. Io non sono proprio brava, eh. Dai, dai, sei brava, sì. Allora, invito tutti i nostri ascoltatori ad andare, no, ad ascoltare, a guardare il video di Che cosa sei. Ah, tra l'altro nel video c'è Luciano Punzo, eh? Quindi andate a guardare il video con Luciano Punzo di Temptation. Buona visione. Buona visione. Ciao Lucia, grazie. Ciao. Ciao, grazie a te. Ciao. Il tempo passa in fretta, va via un'altra fermata, ma se penso a te, fumo un'altra sigaretta, sai che mi sento strana se non sei qui con me, ed io lo so il perché, ed io lo so il perché. E senti la mia voce, non so darmi per vinta, no, sei ciò che vorrei. Non riesco a darmi pace, ma come finirà lo so. Ora sei con lei e sarà colpa mia di amare una bugia. Che cosa sei, sei, sei? Chi siamo noi, noi, noi? Sono stanca di sentirmi,
sempre messa da parte dagli sguardi tuoi. Vorrei ancora ferirmi, destreggia la tua arte, poi tornerai da lei, da lei che non lo sa, che un cuore qui è a metà. Che cosa sei, sei, sei? Chi siamo noi, noi, noi? Ti sento addosso e non è sesso. Che cosa sei, sei, sei? Chi siamo noi, noi, noi? Dobbiamo amarci e non appartenerci. Quando guardi alla porta di quell'ultima volta, ma non so starci senza, quindi ti prego ascolta. Che cosa sei?